Non mi sarei aspettato di dirlo, ma vedere il mondo finire in questo modo è stato ridicolo. Da un giorno all'altro, trovarsi a combattere per poter vivere un altro momento, per non morire. Non so cosa dire. I miei amici, due dei miei amici sono infetti. E io sono costretto a vivere in una colonia con un generale che mi comanda a bacchetta. Io, che una volta mi divertivo, giocavo, adesso devo chiedere il permesso, anche solo per uscire dall'accampamento. Perché fuori le strade sono piene di morti, piene di infetti, piene di zombie. Io non credo che questo sia quello che meritavamo. Non ci siamo comportati bene, ma... cavolo, fa veramente schifo vivere qua. Chico! Sono qui! Come sta Anna? Dov'è? No, sta male, eravamo in una casa qua vicino, sono entrati gli infetti nella casa e hanno morso Anna. E l'hanno infettata, sta male? Sì. Porca miseria, io ero con Giorgio ed è successa la stessa cosa. Stavamo in una casa, io sono tranquillo, io non ho niente, ma lui è stato morso. L'hanno infettato messo... anche lui? Penso di sì, è diventato verde, l'hanno messo lì dentro, andiamo a vedere, scusa, vieni. Andiamo a guardare. Poi ti devo dire un sacco di cose, Chico, qua dentro è un inferno. E l'ho notato. Fuori è peggio, ma qua dentro non si sta bene. Anna, come stai? Lion, guardami qui come sto messa, porca miseria, sono tutta verde. Anche tu, Giorgio, sei messo uguale, sei verde. Stessa cosa, uscite. Stessa cosa. Perché siete lì dentro? Chi vi ha detto di stare lì dentro? Appena siamo arrivati ci hanno messo qua dentro, ci hanno detto di riposare, di aspettare. E di non uscire. Ok, ok, ascoltate, praticamente fuori nelle strade è pieno di infetti, ok? Ce ne sono dappertutto. Qua non possono entrare perché ci sono le guardie lì sulle torri. Quando ne arriva uno vicino gli sparano. Ma fuori è veramente un inferno. Voi due siete stati morsi. Non si sa. Sì. Non si sa come si fa a guarire. Non c'è ancora una cura. Non c'è la cura? No. Però qua dentro si può stare bene, diciamo. Si può stare al sicuro. Ma cosa facciamo? Non lo so. Non sappiamo quanto tempo ci voglia per diventare come loro. Perché gli infetti fuori sono tipo. Sono degli zombie praticamente. Non hanno volontà e ti attaccano e sono estremamente aggressivi, ok? L'ho visto quando scappavamo. Ci sono saltati addosso. In questa colonia. È tutto gestito da una specie di generale che sta, credo stia in cima alle torri là sopra. E io ci sono da qualche giorno e ho iniziato a lavorare per lui. Cioè è l'unico modo in cui puoi restare qua dentro. Se non servi a niente vieni cacciato via, ok? Quindi anche voi due che non state bene non potete dobbiamo stare... Dobbiamo fare lo stesso, sì, okay. Non potete stare fermi. E se ci buttano fuori proprio perché non stiamo bene? Non dovrebbe essere non così. Non penso. Cioè quello che rischiate è che se diventate come gli infetti là fuori verrete uccisi. Okay. Quello è lo stadio finale, credo. Esatto, però se voi diventate come loro verrete uccisi. Quindi io spero che troveremo un modo per sistemarvi prima che sia troppo tardi. Per dobbiamo il momento farlo, eh. Venite qua, ascoltate, qua sopra vi ho lasciato delle cose. Ce ne sono per tutti, vi ho messo oro. Un sacco di cose per ciascuno. Ci sono delle armi rudimentali, sono dei piedi di porco. Ognuno prenda tutte le cose che okay, ci sono prendo. In un lato. Ok, dividetevele per bene, ognuno deve va avere bene. Tutte le cose di un angolo, mi raccomando. Ma perché tu ci puoi dare queste cose? Perché io sono qui da più tempo, è normale. Praticamente vi faccio fare un giro. Avete preso tutto, tutti qua? Avete tutto? Sì, sì, okay. Sì. Ok, queste felpe ci terranno caldo. Ricordatevi che fuori è pericoloso, ok? Non solo per gli infetti, ma anche per le condizioni atmosferiche. Se prendiamo troppo freddo potremmo morire. Mettete anche i marsupi come giusto, quello di giusto. Anna. Perché oh, avete okay. bisogno di spazio. Tutto quello che troviamo fuori sono cose importanti che possono servire qui dentro nella colonia, ok? Cioè ogni scatoletta di cibo, ogni bottiglia d'acqua può ha valore. Può servire tutto, okay. Ok? Perché le persone qua dentro hanno bisogno di cibo. Ci terranno, ci faranno restare qua dentro solo se collaboriamo, solo se contribuiamo al benessere della colonia. Se aiutiamo a sopravvivere le persone che ci vivono, altrimenti ci manderanno fuori. Sono le regole di questo certo posto. Certo, senso, se mangiamo solamente non esatto. siamo utili a niente. Chico, metti via il coltello, non so cosa a che giusto, regole giusto. Sei abituato a casa tua, ma dentro una colonia non puoi andare in giro armato. Ora, seguitemi. Sei molto stupido quando fai certe cose, Chico. Stai attento perché qua ci sono guardie da ogni parte. Vedete cosa c'è qui? Sono un sacco di mercanti. Questi ti vendono cibo e acqua al prezzo di tappi di bottiglia, ok? La, cioè moneta in questo mondo sono i tappi di bottiglia. Da dopo
io non so, voi probabilmente voi avete perso la testa con quello che è successo. Perché io mi stupisco del fatto che voi abbiate dimenticato tutto quello che è successo prima. Cioè, è assurdo. Come fate a non ricordarvi cosa è successo? Come fate ad essere stati colti di sorpresa? Non ho la più pallida idea. Mannaggia, si è sparso un virus. Un virus che ha contagiato tutti. E tutti quelli che sono stati contagiati sono diventati zombie. Ok, dopo un po' di tempo. Perché... voi due in questo momento siete contagiati. Ok. Ok. Io non so. E se ti contagiamo? No, no, questo non è possibile. L'unico modo per contagiare è con un morso, ok? E voi siete stati quindi, morsi. Però noi non possiamo farlo perché ancora non siamo alla esatto, fase finale. A meno che voi non decidiate di morderci volontariamente, ma mi auguro che abbiate ovviamente abbastanza sale in zucca da decidere di non farlo. Ok, lì dentro noi non abbiamo tappi in questo momento, siamo a zero, ok? Siamo poveri. Non c'è bisogno che continuate a controllarvi nelle tasche, non avete niente, la giusto smettiamo, ok? Non so se si guarda veramente, hai bisogno di qualcosa che continui a guardarti nel marsupio? Controllavi e basta. Controllavi e basta per che cosa, Cico? Porca miseria, qui siamo tutti fuori di testa, hai capito? Stiamo per morire tutti. Mantenete la calma. Ok? Avete idea di quello che è successo negli ultimi giorni? Avete idea? Adesso sì. Ok, mi fa piacere che adesso tu abbia capito, perché finora io ero qui da solo. Adesso siamo noi. Lo sai che cosa è successo quando io sono arrivato qui? Lo sai? Cosa? Mi hanno preso tutto quello che avevo, tutto. Questa macchina era la mia. L'hanno distrutta e l'hanno smontata per prendersi tutte le parti. Ma non sono buoni. Ma va? Ma io pensavo fossero un minimo. Se ce ne andiamo però, se usciamo da qua saremo morti. Avete capito? Fine, perché se non abbiamo un posto con delle guardie che ci tengono d'occhio e che impediscono a quei cosi di venire dentro, siamo morti tutti. È l'unica scelta. È l'unico posto dove possiamo altro stare. Scusa, calmati un attimo. Il generale ti ha già dato qualche compito? Sì, o dobbiamo sì uscire noi? Ascolta, allora, prima di tutto, ma il primo compito che avevo era venirvi a svegliare voi due, ok? Perché appena siete arrivati qui eravate in condizioni pietose, vi hanno curato e si aspettano qualcosa da voi adesso. Se mi date un attimo posso parlarci col generale, vedere se c'è qualcosa che possiamo fare, ok? Vediamo. Non so bene come si usa questo affare perché me l'hanno data, però... ok, in teoria dovrei trovare la frequenza giusta. Non l'hai mai fatto? No, non l'ho mai fatto, ok? Non l'ho mai fatto, no, va bene? No, non preoccuparti, ok, va bene. Aspetta, dovrebbe essere così? Ok, ci sono. Lion ha rapporto, abbiamo svegliato i nostri amici, siamo pronti a ricevere un nuovo incarico. Beh, diciamo che devi imparare a parlare con questo dispositivo che ti abbiamo dato. Se continui così, sai dov'è la porta e preparati ad usarla, tu e i tuoi amici. L'incarico per voi è semplice, io mi auguro che siate in grado di eseguirlo. Se fallirete, non tornerete nemmeno nella colonia perché sarete morti. E fatemelo dire, non sarà una grande perdita. Dovete andare verso est, dovete percorrere il ponte e dovete fornire un rapporto dettagliato sulla città che c'è dall'altra parte del ponte. Vogliamo sapere quanti infetti ci sono. E vogliamo che torniate con qualcosa per la colonia. Provviste, acqua, cibo in scatola. Abbiamo bisogno di tutto. È chiaro? Sì, è chiaro. Passo e chiudo. Mannaggia, avete sentito? È stato chiarissimo. Avete fatto bene a non dire niente mentre parlava lui, perché guarda che io non so chi sia. Non l'ho mai visto in faccia, ok? Parla attraverso o questo dispositivo qua, che è una specie di radio, non lo so, oppure attraverso i soldati che ti dicono, infatti, occhio a non dire niente di cattivo mentre c'è un soldato vicino, ok? Va bene. Adesso venite con me, iniziamo ad uscire, è pericoloso fuori, ok? Non so se l'avete già capito, ma è molto pericoloso fuori. Ricordatevi una cosa, una regola fondamentale, rimanete sempre vicino a me. Io li ho già visti, ne ho anche ucciso qualcuno. Sono molto pericolosi. Se torniamo a mani vuote, non ci faranno rientrare, ok? Potrebbero anche spararci in faccia. Ma sicuro di voler portare noi due, scusami? Dovete venire. Siamo quelli che rischiano di meno, no, Giorgio. No, il fatto è questo, è che se voi non venite, vi cacciano via, hai capito? Vi cacciano via. Cos'è successo? Non lo so. Cico, hai sete? Hai sete? Sì, giusto. Sei un deficiente, Cico, sei veramente un deficiente. Io non riesco a spiegarmi perché tu sei vivo. Ok, fatto. Ok, bevete tutti, ascoltatemi. Che arma avete? Anna, vedo che ha un piede di porco. Io ho una mannaia. Ok, una mannaia e una mazza, perfetto. Io ho un coltello e una pistola. In teoria dovremmo essere abbastanza ben equipaggiati. Adesso, se avete finito di controllarvi le tasche, possiamo andare, va bene? Possiamo andare. Seguitemi, mi raccomando, rimanetemi vicino. Non sappiamo bene, credo che il ponte sia quello che c'è di là in lontananza. Sì, vediamo se... sì, stiamo andando bene, secondo me, sì. Purtroppo io ho una mappa, vedete, questo oggetto qua dovrebbe essere una specie di mappa virtuale. Ok? Virtuale, okay. Poi, non a batterie. Non è molto chiara. Non è neanche molto moderna. Il problema è che in questo momento è vuota. Io spero che, man mano che noi esploriamo la zona intorno, la mappa si riempia.
Sì, perché potrebbe completarsi nel corso del tempo. Ricordatevi che questa zona è veramente grande ed è l'unica zona. Quello è uno zona... scheletro. Dove? Dietro. Qui, vabbè, vicino al cartello. È vero. Vabbè, non fateci caso, ragazzi. È pieno di gente morta. Cioè, voi veramente non vi rendete conto di quello che è successo? Cioè, tutto il mondo è finito. Il mondo è finito. Non c'è più gente nelle città come prima. Le città sono abbandonate. E questa è l'unica zona dove più o meno si è mantenuta un minimo di vita. Un minimo, ma è veramente poca. Vedete, praticamente questa è una zona della Russia. Qua c'era molto freddo, quindi c'era poca popolazione. E quindi non, il virus non è riuscito a espandersi come nel resto del mondo. Anna, aspettate, vedete, ecco, c'è un'altra cosa che dovete imparare. Cosa? Venite con me. Vedete, ci sono, spesso si può trovare delle casse in giro, ok? Ogni cassa dentro può avere qualcosa. Per esempio, qua c'era una motosega e nell'altra probabilmente c'era qualcos'altro. Sta guardando tutto. Giorgio, che cosa Dico, c'è lì dentro? Io. Dimmelo, allora, forza. C'è del cibo e anche Bene. Una Molotov. Perfetto. Prendi tutto. Tutte okay, queste cose tutto, non io. Sono per noi. Ricordatevi. Okay. Guardo io, tranquillo. Dobbiamo okay. consegnare tutto, giusto? Sì, qua c'era una siringa vuota e un cappellino verde. Alcune cose sono inutili, ok? Di un cappellino verde non credo che se ne facciano niente. La siringa vuota però può servire. Magari qualcosa per fare... possiamo tenerlo, scusa. Possiamo tenere le cose. Sì, in teoria noi possiamo scegliere anche di tenerci tutto. Il problema è che se qualcuno poi Ma se ne accorge. Ma se ci perquisiscono come hanno fatto con te quando sei arrivato. Esatto. E se noi abbiamo cercato di nascondere qualcosa, potrebbero arrabbiarsi. Ascoltate, fermi, abbassatevi, accucciatevi, okay, raga. Okay, accucciatevi. Okay. Ascoltate, guardate oltre le macchine. Vedete? L'avete visto che passa sì, uno? L'ho visto. Quello lì è un infetto. Adesso. State giù, Giorgio, devi stare giù. Mannaggia sì, scusami, te. Scusami. Vuoi farci morire tutti? No, sono salito qui per sbaglio. Anche scusami. Lì ce ne sono altri. Li vedete lì nella spiaggia? Verde. Sì, è vero. In mezzo Ti all'erba. Vedo. Allora, alcuni di loro sono più lenti e meno pericolosi. Altri sono molto più pericolosi. Non so se riuscite a vederlo, però di lì a sinistra nell'albero. Esatto. Contro un albero c'è una persona che ha scelto la soluzione più semplice, no, a quanto sembra. No, è orribile. Ascoltate, cerchiamo di non usare o comunque di usare al minimo indispensabile le armi da fuoco, perché è pericoloso. Rischiamo di attirare l'attenzione. Dobbiamo, anzi dovete, uccidere almeno uno degli infetti, perché okay. Va bene. È importante che capiate cosa vuol dire e come si fa. Ricordatevi che questo? Sì, una volta questa era una persona, ma adesso non c'è più niente. Ok. E ormai anche uccidi. A metà. Vai, attenzione, okay. State molto attenti, ok? Non dovete colpirvi a vicenda. Bravo. Ok. Molto bene. Okay, morto. Non molto sembrano bene. Molto forti comunque. Alcuni di loro lo sono più di altri. Questo qui è il probabilmente il più debole. Avete sentito cosa? Anche cosa voi? Visto? Io ho sentito un no. ruggito forte. No. No, ok. Cico, raccogli la carne putrefatta. Ok, tutto. So che può fare schifo, però è molto importante perché serve, a quanto mi hanno detto, serve per le ricerche, per la cura, ok? Praticamente se c'è una missione che noi dobbiamo compiere, ma noi, non solo noi, tutta la colonia, è trovare una cura, ok, a questa cosa. È la cosa più importante che possiamo fare. E secondo me dobbiamo partecipare anche noi. L'unica cosa che mi hanno detto di fare per quanto riguarda questa missione è portare la carne putrefatta, ok? Va quindi, bene. Ok, io ne ho già due. Cerchiamo di raccoglierne il più possibile, magari ci sarà un premio per noi, qualcosa. Poco fa io qui ho visto uno zombie. State indietro, mi raccomando, sì, se ne vedete uno vedete. È importante che non ci affolliamo l'uno contro l'altro, attenti, perché rischiamo di colpirci. Credo che sia, potrebbe essere morto. Può contro essere il filo spinato. In acqua. Ho trovato dei tappi, potrebbe essere morto, oh, magari buono. Ce li aveva addosso, sì. Ho in questo momento nel portafoglio due tappi, è poco, ma è qualcosa da cui partire. State attenti a non cadere in acqua, ok? Finite. Va bene, ok. Okay. Per quanto riguarda l'acqua. I tappi, dobbiamo consegnarli. Cosa dobbiamo no, fare? I tappi ce li possiamo tenere, sono la moneta. Possiamo okay. usarli per commerciare con i mercanti che ci sono nella zona sicura, nella colonia. L'unica cosa è che io ho visto degli altri infetti e non li vedo più. E li abbiamo visti anche noi prima. Potrebbero essere in acqua, però il fatto di non vederli non mi piace per niente. È preoccupante, infatti. E se siano stati attirati da qualcosa verso la città? Potrebbero essere dentro la città. Proviamo a dare un'occhiata. Ci hanno detto di non entrare nella città, ma solo di dare un'occhiata. In realtà ci hanno detto di portare qualcosa indietro. Oh, là in fondo a sinistra, Lion, guarda. Attenti, abbassati. È vero uno? Allora, credo che quello lì sia, mi sembra più grosso del normale. È enorme. È pericoloso. Ok, fate andare avanti me. Rimanete dietro, rimanete qui. Attenzione, okay? Lion. Ok. Qui dove sono io in questo momento ora. Allora, quello lì non è uno zombie infetto normale, ok? È più grosso, attenti. Ti ha tirato? Il problema è che se questo arriva da noi potrebbe ucciderci. Io posso provare ad ucciderlo io. Vediamo, Ok, è andato. Venite con me, tiratevi su. Ricordatevi, quando ci sono degli infetti, per farvi vedere di meno, vi conviene abbassarvi. Inginocchiatevi. Anche dentro casa, dentro una casa. Dentro una casa dove, sì, Cico? Lì qua dentro? Questa casa qui a destra? È quello lì. Attento, levati, attenzione. Attenti.
Io ho la pistola, ok? Non sparare troppo, però. E il problema è che se tu vai a dargli una coltellata, potrebbero colpirti loro è prima. Vero. E morderti. E morderti. E questo è un problema. Dentro questa casa, non c'è so se. C'è un altro impiccato. Nanna, non dire entrare? Queste cose, ok? Non dirlo, perché fa già impressione così abbastanza, va bene? Non c'è bisogno che te ne esci tu da un cespuglio a dire cose orribili, va bene? Siamo già in una situazione abbastanza macabra. Ma rimaniamo concentrati. Ok, ascoltate, in teoria noi l'unica cosa che dovevamo fare era perlustrare e tornare con qualcosa. In questo io momento io la carne, va bene? Basta, Antonio. No, non basta, no, ci hanno detto di portare. Hanno chiesto anche risorse, acqua, cibo. Esatto, un po' di provviste, quindi abbiate pazienza, ma credo che dobbiamo almeno un minimo, almeno un minimo, dobbiamo fare un giro per trovare qualcosa da portare indietro. Il problema è che è veramente preoccupante, cioè se noi troviamo qualche infetto, un gruppo magari, due o tre insieme, potrebbe diventare molto pericoloso. Entriamo qua dentro. Attento! No, tranquilla, è un animale, un cinghiale. Entrate dentro, tutti, veloci. Okay, ci siamo. Può essere ci che siamo. Qua dentro troviamo qualcosa. L'unica cosa, tenete presente, dovete dare un'occhiata approfondita. Non rimanete tutti insieme. Ecco, guardate. Qui c'è un'altra cassa. Anche qui, io ho trovato, al secondo piano, ci sono casse sopra, dappertutto. È pieno. Un martello e delle scatolette. Ho trovato io guardo qui in fondo. Del mais in scatola e Anche qui ho trovato anche dei grimaldelli. Cibo. Dei grimaldelli abbiamo trovato anche. Ascoltate, le cose anche che non cibo? Ci non prendete tutto, ok? Non prendete tutto. Okay. Ci hanno chiesto di prendere soltanto il cibo, ok? Quindi noi prendiamo il cibo tutto. Il cibo e glielo dobbiamo consegnare. Ci sono anche dei vestiti qua. La mazza, eh? Sì, la mazza. Ma l'ha caduto, ho trovato. La mazza prendila. Qua c'è altro del tonno in scatola. Ok, il cibo è la cosa più importante che possiamo prendere, raga. E qua ci sono delle pesche in scatola caramellate, un altro il paracadute che hai trovato tu, Cicolo. Prendo io se non ti dispiace. Okay. Andiamocene, dai. Ok abbiamo dai, preso tutto. Penso basti, eh. Adesso cioè, secondo me sì. Adesso basta, abbiamo preso abbastanza. Ora dobbiamo fare il percorso che abbiamo fatto per arrivare, cercando di non attirare attenzione. Quindi se vediamo qualcosa, cerchiamo di non sparare. No, fermo, cosa mi senti? L'avete sentito? No. Senti? Io no. Avvicinati qua. Se stai zitto. Sono qui fuori. Hai ragione, L'ho sentito anch'io. Lo sento anch'io. Ok, è proprio qui fuori, lo vedi? È qui. Probabilmente ci hanno sentito, perché noi eravamo dentro questa casa da un po'. Ti ho fatto rumore, sì. Esco prima io, fermi. Attenzione, siamo dietro? Uscite anche voi. Allora, sì, ce ne sono. Ce ne sono, abbassatevi. Sono? In ginocchio, uscite. Veloce, Cico, smettila. Siamo dietro di te, ci siamo okay. tutti. Okay. Attenti, mi raccomando, certi errori non possono essere tollerati qui, ok? Perché rischiamo di lasciarci la pelle. Non ci si può bloccare con un pulsante della porta, Cico. Scusami, veramente. Scusami, okay. Attento. Attenti, dobbiamo andare. No, assolutamente. Facciamo il giro da dietro la casa. Raga, quelli sono più grossi del normale, sono più forti. No, possibile. Assolutamente, venite con me. Passiamo da dietro, ok? Però, mi raccomando, piano. Fate attenzione. Ok, piano, non sembra che ce ne... Sì, ce no. ne sono altri. Dove? Davanti lì? Davanti, da dove c'era il ponte, ok? Attenti. È l'entrata del ponte, ce quella. Attenzione, evitiamo quello grosso sulla sinistra. E cerchiamo di continuare, cercare di imboccare il ponte. Come bravi. Facciamo? E ce la facciamo. Saltiamo. Non ci vedono forse. Fermi. Ah, okay. Fermi. Piano, Piano. Vediamo. Piano. Ok, loro non ci hanno visto. Credo. No, non ci hanno visto. No, non ci hanno visto, no. Il problema è questo. Ascoltatemi. Quelli grossi sono diversi da quelli normali. Quelli grossi esplodono se ti avvicini. Esplodono. Sì, esplodono. Cosa? Fermi un attimo, solo un attimo. Qua ce n'era uno di quelli più piccoli. Non l'avevamo visto quello, eh. Questo era nascosto, era basso. State giù voi. Esplodono, quindi sono pericolosi. Lasciatemelo dimostrare, visto che ho dei colpi, posso permettermi di farlo anche perché. Ma li attiri tutti? Raga, non ce l'hanno chiesto, ok? Però, in caso scappiamo però. Anche questa è una possibilità. Comunque non ce l'hanno chiesto, ma è inteso che la nostra missione sia anche liberare la zona, ok? Anche se non ce l'hanno chiesto, però fidatevi che non dispiacerà a nessuno se lo facciamo. È molto più resistente, vedete? È veramente resistente. Per fortuna sono stupidi, ok? Guardalo. Beh, però, avete visto? Oh mio Dio. Attenzione, ce n'è un altro però. Ce n'è un altro dentro la macchina. È bloccato forse. Probabilmente era proprio dentro la macchina e si è svegliato quando io ho attaccato quell'altro più grosso. Attenti. Attento, dietro di te. Tranquilli, va tutto bene. Prendi tutto. Prendiamo tutto. Ce ne sono altri, in giro per la città ce ne sono altri, fanno schifo, sono vestiti ancora come erano quando erano vivi. Ma sono anche troppi. Io direi che abbiamo fatto aspettate, fatemi lo so, può sembrare se li attiri poi veramente non riusciamo più a scappare. Tranquilla, è che l'ultimo? Lo dobbiamo fare, ce ne sarebbe un altro di là, ma va bene, basta, andiamocene va via così, ok? Andiamocene via così. Secondo me abbiamo fatto un buon lavoro. Ricordatevi che tenete presente, avete tutti quanti una specie di ologramma che vi dice le vostre attuali
statistiche, se così vero, vogliamo chiamare, sì, okay, certo. Il vostro comportamento nella colonia, ok? Ricordatevi, se i vostri persone uccise, il vostro counter di persone uccise sale oltre lo zero, quindi a uno, venite espulsi dalla colonia, ok? Perché e ovviamente siamo dei banditi. Esatto, diventeremo dei banditi, quindi questa cosa qui non dobbiamo assolutamente farla. State attenti qui a non cascare di sotto, mi raccomando, mi raccomando, okay, raga, veramente state attenti. Vai. Poi ovviamente più zombie infetti uccidiamo, meglio è, ok? Questo è una cosa buona, è per quello che io stavo cercando di ucciderne di più. Anna, sei cascata giù dal ponte, vero? Sì. Perché fai così? Anna, cosa ho detto? Non puoi fare fretta. Queste cose! Anna! Mannaggia te! Esci subito fuori dall'acqua! Devo attraversare il ponte, è l'unico modo! Ecco, nuota allora, nuota veloce. Io l'ho anche detto di stare attenti, ma chi è che doveva cadere di sotto? Anna! Come se sempre! Se c'è qualcosa, dillo, Se ci sono zombie sott'acqua, dillo, avvertici. Sembra tranquillo al Oltre momento. A questo, tutto quello che voi fate viene registrato nel vostro livello di umanità, ok? In questo momento io sono un eroe. Di livello 2, ok. Ok, vedo anche quello che siete voi. Cico e Anna sono eroi. Tu, Giorgio, invece non hai ucciso nessuno zombie. Non hai fatto niente di buono. No, quindi sono sei sopravvissuto. Esatto, ancora soltanto un sopravvissuto. Dovresti cercare di uscire dal tuo rango di sopravvissuto il prima possibile, perché è l'unico modo in cui puoi evitare di essere espulso dalla colonia. Se vieni espulso dalla colonia, specialmente per te che sei malato, vuol dire morte. Morte, certa, per forza, okay? Assicurata, certa, okay. Assicurata, ok. A questo punto possiamo richiedere la nostra ricompensa, perché per ogni cosa che noi facciamo c'è una ricompensa. Praticamente funziona così: io chiamo il generale, arriva la ricompensa. Alla ricompensa noi dobbiamo prendere quello che ci viene dato e mettere e consegnare quello che vogliamo consegnare, ok? Ok, va bene, okay. Tutto chiaro per tutti? Mi raccomando, tutto chiaro. Ok, perfetto. Allora lo facciamo qui fuori, tanto mi sembra tranquillo, non c'è niente intorno, va bene? Okay. Noi siamo attenti in caso, Non parlate finché c'è il generale che parla, perché potrebbe infastidirsi. Un attimo che non ricordo mai la frequenza giusta. Pronto? Generale, scusi, non sono ancora pratico con la radio. Abbiamo completato la missione, siamo andati oltre il ponte. Abbiamo visto la città, c'erano diversi infetti, almeno una quindicina forse, ma ne abbiamo eliminati almeno 5. Quindi abbiamo ridotto la popolazione degli infetti. Abbiamo trovato anche delle risorse, un po' di lattine di cibo e anche dei vestiti e un'arma, una motosega. Quindi pensiamo di aver completato la missione. Beh, devo dire che da voi non mi aspettavo nemmeno che tornasse nessuno di voi, quindi devo essere contento di quello che avete fatto, suppongo. Va bene, sta arrivando un cargo con la vostra ricompensa. Mettete dentro quello che volete consegnare alla colonia. Ok, butto il fumogeno per segnalare la nostra posizione, Va bene. Lo metto qua, ok? Allontanatevi, allontanatevi un pochino dalla zona. Occhio. Eccolo! In atto! Passa. Ok, in teoria dovrebbe essere passato, ci è stato consegnato qualcosa? Raga, eccola, sì! Guardate, c'è qualcosa nel fumo. Cosa c'è dentro? Fermi, di tutto. Questa è tutta roba. È tutto per voi, È tutto per voi, perché io ho già una pistola. Ottimo. E i colpi. Prendiamo? Prendete, ognuno di voi prende una fila, ok? Quella a destra, ok? Okay. Perfetto. Bene. Metto le cose intanto. Mettiamo quello che vogliamo consegnare. Okay, io consegno il martello, la motosega, i lockpick ce li teniamo, la siringa vuota. Mettiamo anche il cibo, tutto il cibo che abbiamo raccolto, ragazzi, siamo stati decisamente bravi. Consegniamogli anche il paracadute. Ok. Io ne avevo anche uno, ok. Io ho un'altra mazza, cosa faccio? La metto? Tienila, ok, tienila, okay, tienila. Okay. Teniamo il falcetto, raga, il falcetto è migliore delle vostre armi. Io ne ho uno di falcetto, un altro. Abbiamo preso veramente tante cose, raga. Più consegniamo, più salirà il nostro livello di umanità, però. Infatti è meglio consegnare tutto quello che non ci serve. Ascoltate, quanto danno fa? Ascoltate, io il falcetto lo prendo al posto del mio coltello, va bene? Lo tengo io, perché è molto meglio del coltello, questo è molto buono. Ok, il resto lo consegniamo, va bene così. Possiamo andarcene. Avete un sacco di cose. Ora dovreste avere cibo e acqua in abbondanza. Sì. Per sopravvivere pistola, per un po'. E anche una pistola. Questa. Ricordatevi, la pistola non tenetela mai sfoderata mentre siamo nella colonia, perché certo, potrebbe essere considerato come un segno di aggressività da parte delle guardie. Venite, adesso rientriamo. E secondo me, come nostra prima giornata di lavoro, siamo stati veramente bravi. Sono fiero andata. Di voi. Sono fiero di voi. Mi aspettavo che qualcuno morisse, a parte un piccolo incidente di Anna, che è caduta nell'acqua. Oh, cos'è? Cos'è? Ma è andata dentro? Fermo, non andare.